passare. Cose buone da mangiare. Dammi tutto dentro ai vestiti. Goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Eccoci qua, e anche oggi qui a Mercato Saraceno abbiamo Marica. Marica, di dove sei? Cesena. Allora, Marica, da Cesena, qui a Mercato Saraceno, cos'è che ti ha portato di bello? Beh, innanzitutto il cuore. Avete capito? Il cuore, soprattutto il cuore. E sicuramente questa cittadina che, a mio avviso, è molto molto bella, molto particolare, offre sempre qualche cosa in più. Come questa manifestazione che ogni anno si tiene, appunto la fiera di maggio, dove ci sono varie cosine da degustare, i vini, essendo appunto Mercato Saraceno, città del vino, la spianata del panificio storico di Balzani, buonissima. Ah, quindi invitiamo tutti a degustare, provare queste, veramente queste, diciamo, queste prelibatezze che sono qui vicino a Monica, soprattutto. Esatto, esatto. Ma Monica, ecco il motivo per cui tu sei qui come la sirena, diciamo, di Mercato Saraceno, perché ti nutri bene con diverse gastronomie, diverse cose, diverse prelibatezze, chiamiamole così. Sì, sì, esattamente. Ma soprattutto andiamo col vino, e quindi qui abbiamo in questo momento un bellissimo Mercato Saraceno che brilla con la signora che adesso sta arrivando. Venga, venga anche qua, siamo in diretta, venga pure. Adesso arriverà anche la signora che si chiama... Voglio bere? La... Sì, vieni pure a bere. Fiammetta, che è la regina del pane. Ah, abbiamo la regina del pane, venga, esatto, dietro un attimo che... comunque Monica è qui in questo momento, salutiamo, perché intanto sono presi qua col vino e a vin da bacco e quant'altro. Vi aspettiamo tutti quanti qui da TV85 la 7 gol. Saluto da Monica, ciao, ciao. Ciao. E abbiamo qua il re del formaggio, eccoci qua, che si chiama? Marino Brandinelli. Marino Brandinelli, cos'è che ti ha portato a fare questo bellissimo mestiere? La passione per quanto riguarda la lavorazione dei formaggi è una lavorazione molto particolare. Parliamo naturalmente di formaggio di fossa che si faceva già nel 1500, e quindi sono formaggi che difficilmente si trovano in commercio. Sono tutte selezioni, formaggi studiati e preparati per la fossa, dove naturalmente ne ricaviamo delle eccellenze. E con questo vi aspettiamo tutti quanti qui a Mercato Saraceno e anche a Sogliano, perché qui ho capito che... Sogliano è la patria del formaggio di fossa, ma non si può naturalmente mancare a Mercato Saraceno alla fiera dei salumi e dei formaggi, perché qui arriva, diciamo, i consumatori, diciamo, che gradiscono appunto questi prodotti molto particolari e molto selezionati. E con questo è tutto, cari amici, vi salutiamo dal re dei formaggi, TV 85, la 7 Gold e compagnia bella. Ciao. Ciao! Eccoci qua da TV 85, come tutti gli anni
abbiamo qua il tavolo degli amici che mangiano tutti, tipo 85, fate un saluto. Ciao! Ecco qua, cosa si fa qua tutti gli anni? Ah, tutti gli anni alla fiera ci si ritrova, si mangia, si passa per le bancarelle, si sta in compagnia, sono momenti in cui stiamo tutti insieme, vero Bea? Ecco, e qua si mangia e si beve. E si beve soprattutto, sì. E allora con questo, tutti quanti qua a Mercato Saraceno, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ci siamo? Ci siamo per gli brindisi qua in Romagna, qua a Mercato Saraceno. Siamo tutti pronti qua per i grandi brindisi da Mercato Saraceno, con furore. Eccoci qua. Pronti? Siamo in diretta, TV. TV, salutate! Evviva la Romagna! Evviva la Romagna! La pistola altre sette, si gioca lotteria. E quel bicchiere in mano si canta in allegria. E quando viene la notte, romagnola, romagnola, la vivorona bella e campagnola, campagnola, ti invita a far l'amore, l'amor senza pretese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese, e viva la Romagna, e viva la Castagna. Olè! E con questo, in allegria, salutiamo tutti gli amici della Romagna, eccoci qua. Da Mercato Saraceno per voi, tutti in compagnia. Un saluto da TV85, la 7 Gol e tutti quanti. Sì. Eccoci qua di nuovo da TV85, la 7 Gol. Siamo qui a Mercato Saraceno con il grande maestro Giuseppe Zanca della Power Marching Band, banda di Bertinoro. Siamo stati invitati come di consuetudine, come tutti gli anni, in un periodo dell'anno fantastico. Col sole abbiamo beccato benissimo, perché due settimane fa pioveva. Col sole abbiamo mangiato bene, si sta bene, c'è un bel clima, la gente apprezza, e cosa vuoi di più? Ma niente, voglio degustare questa bellissima e meravigliosa musica che state per iniziare adesso. Vediamo la maiuscola. La maiuscola, vai. Pronti, maestro? La M maiuscola di la musica. La M maiuscola di musica. Sì, ma 3, 4, 1. Eccoci qua sempre a Mercato Saraceno, la diretta è questa. We'll be right back.
eccoci qua, qui a Mercato Saraceno con Pierpaolo e Saad. Buonasera a tutti. Allora, Pierpaolo e Saad, cosa fate di bello qua stasera? Stasera noi abbiamo il pre-fiera, cioè il prima della fiera, la nostra fiera centenaria di Mercato Saraceno, della fiera dei salumi e dei formaggi. Che una volta si chiamava la fiera di Santa Monica e poi la fiera del 5 maggio come storico, e adesso è la prima domenica di maggio e ormai siamo dal 1500 ad adesso a quale edizione? Vi lascio fare i conti a loro. Benissimo, che dire, ma parliamo di voi, ma voi cosa fate nella vita di bello? Io sono un operaio in fabbrica. Io invece studio all'università ingegneria meccanica. Ma so, ho saputo da qualche piccola voce che voi lavorate anche in radio. Esatto. Noi abbiamo una radio web qui proprio a Mercato Saraceno, con sede qui a Mercato Saraceno, che si chiama Radio Colliner. E allora tutti quanti collegatevi, perché da TV85 alla loro radio saremo qui a Mercato Saraceno per presentarvi queste meravigliose degustazioni privatezze che sono veramente fantastiche. Ho assaggiato i cappelletti fuori di testa, veramente. Complimenti a tutti quanti voi. Grazie mille. A voi. Ciao a tutti. Ciao. Così qua a Mercato Saraceno, qui da TV85, la 7 Gold e chi più ne ha ne metta, ma soprattutto abbiamo incontrato due simpatiche persone che anche loro, tra l'altro, da quello che ho capito, speaker radio speaker, qualcosa di genere. Spiegateci un pochettino di cosa fate di bello. Ma oddio, abbiamo iniziato questo progetto ormai un anno e mezzo fa, quasi due anni. Annetti fa, praticamente, niente, abbiamo avuto questa idea un po' di chiacchierare con le persone della zona che hanno fatto qualcosa nella vita, più o meno, come abbiamo avuto, ogni settimana abbiamo un ospite diverso, abbiamo avuto persone per esempio che hanno aperto degli ostelli in Oman, abbiamo avuto persone che hanno fatto il fantino a livelli internazionali, fumettisti della DC e tanto altro, veramente abbiamo riscoperto il territorio in un'ottica che io neanche mi sarei mai immaginata personalmente. Soprattutto abbiamo scoperto qualcosa di nuovo anche per noi, delle persone, il bello di chiacchierare con la gente, perché alla fine è questa, è una chiacchierata amichevole, come se fossimo al bar davanti a una birra. E che dire, questo è il bello, ma soprattutto ancora più bello degustare un bel piatto di cappelletti in diretta, signori. Oh sì, l'abbiamo beccato. Decisamente, anzi oggi è andata molto bene, molto meglio anche di quello che ci aspettavamo. Siamo contentissimi, anche perché abbiamo chiuso 170 kg di cappelletti a mano. E tutti chiusi a mano. Non è da poco, non è da poco, perché a mano. Dobbiamo ringraziare anche le 40 donne che ci hanno aiutato, donne, uomini, chiunque. È stato un lavoro meraviglioso, ragazzi. Bello, bello, perché c'è questa sinergia, soprattutto nell'arte gastronomica, che soprattutto qui a Mercato Saraceno si mangia veramente bene, bisogna dirlo. Poi visi simpatici, persone simpatiche, chi più ne ha più ne metta. E quindi qui da TV85 salutiamo voi che vi siete presentati. Io sono Noemi. E io sono Alex. Benissimo, allora qui da TV85 vi salutiamo tutti quanti, e qui a Mercato Saraceno venite, che vi aspettano loro per accogliervi a, diciamo, a cappelletti, a ragù, ma soprattutto anche con una musica deliziosa della loro radio. Ciao a tutti! Ciao, ciao! Ciao. Domenica in pazza, non dai tutti in piazza!